Sorgerà a Sondrio, tra le vie Morbegno e Tirano, in prossimità del campus scolastico, la Sondrio Arena, struttura polifunzionale in grado di ospitare fino a 5.000 persone, decisiva in un'ottica di rilancio del capoluogo, ma più in generale dell'intera provincia. Presentato in comune lo studio di fattibilità dell'opera, del costo di 17 milioni di euro, che dà il via alla progettazione esecutiva, quest'ultima già coperta da un finanziamento dello Stato di 900.000 euro. È un impianto estremamente polivalente e quindi darà una grandissima flessibilità d'uso, fermo restando le due attività principali del ghiaccio e dell'arrampicata, ma vi si potranno ospitare eventi sportivi, eventi spettacolari che vanno dalle fiere ai concerti, agli sport, ad altre attività. Ed è un richiamo alle montagne, un omaggio alle montagne stesse, anche perché appunto una delle attività praticate quelle dell'arrampicata, per cui quando si entrerà all'interno dell'edificio sembrerà veramente di essere completamente avvolti dalle cime circostanti. Chi finanzierà l'opera, per quale importo? Dunque, l'opera costerà, in base agli studi fatti, intorno ai 17 milioni di euro. Riguardo ai finanziamenti abbiamo varie fonti attivabili, ci stiamo muovendo e aver vinto questo premio con un finanziamento dello Stato che ci permetterà di pagare integralmente la progettazione, ci permette di arrivare ad affinare ancora meglio i costi di quest'opera. Il progetto della Sondrio Arena si inserisce un po' in quelle che sono le nostre linee programmatiche e quello che è il nostro obiettivo di cambiare un pochino la città, non solo dal punto di vista dell'immagine e della percezione che all'esterno sia della medesima, ma anche ovviamente riuscire ad avere luoghi come quello dell'Arena che vadano a costituire un plus, diciamo così, nella nostra proposta e offerta complessiva. Una struttura strategica anche in vista delle Olimpiadi, ha sottolineato Sergio Schena, componente della Fondazione Milano Cortina 2026. Questo penso che sia un esempio da valorizzare anche a livello di tutto il nostro territorio, di come puntando in alto, puntando all'eccellenza, puntando a fare qualcosa che sia unico, almeno in questo momento a livello Italia, si riesca poi ad accedere ai finanziamenti, a coinvolgere anche le federazioni, e quindi è veramente un esempio di come, di capacità di progettazione, di visione. Entusiasmo per la realizzazione della Sondrio Arena da Andrea Gios, presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, e Matteo Pastori della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, che vedono il nuovo impianto di Sondrio come una struttura a valenza nazionale per ospitare gli allenamenti delle nazionali, ma anche prestigiosi eventi sportivi.